nuovo appuntamento della vita come dono. Come promesso la scorsa settimana, ci ritroviamo nuovamente qui nell'Istituto Filippo Smaldone di Foggia, dove sono presenti le suore salesiane dei Sacri Cuori. Già nella scorsa puntata abbiamo avuto modo di conoscere una parte di questo istituto. Continueremo appunto questa scoperta grazie appunto alle suore salesiane dei Sacri Cuori, che si dedicano all'istruzione, all'educazione cristiana della gioventù, dei bambini, specialmente dei sordomuti e degli altri portatori di handicap. Ma come abbiamo visto nella scorsa puntata, tanti sono i bambini che frequentano questo istituto, e soprattutto l'amore, come diceva San Filippo Smaldone, è al centro, anche e soprattutto tra i bambini, con una bella integrazione. Anche in questa puntata ci accompagnerà suor Franca Elisa, tutte le altre suore presenti, tutti gli educatori e i maestri. Vediamo. All'asilo nido, qui accanto a me l'educatrice Simona, grazie. Grazie a voi. Ecco Simona, raccontaci di questo nido, come vivete la vostra giornata, quanti bimbi avete? Allora, noi abbiamo circa 50 bambini, la mattina c'è l'accoglienza e quindi siamo tre sezioni, tutte e tre insieme, quindi giocano, aspettiamo insomma che arrivano tutti i bambini. Poi facciamo merenda e poi ci dividiamo nelle nostre aule e facciamo le attività che sono scienze motorie, musica e poi attività interne, quindi ognuno fa una propria attività, che è la manipolazione, la digitopittura, queste attività. Poi c'è il pranzo e poi ci ritroviamo tutti quanti qui nella stanza per giocare e aspettano per andare a casa. Ecco, il momento del distacco, mi metto nei panni ecco, di una mamma, nell'affidare un bimbo anche così piccolo in una struttura, come viene vissuto ecco, all'inizio e come poi viene tranquillizzato anche il genitore a vivere questo, perché lo chiamiamo distacco perché alla fine è così. Esatto, allora all'inizio non è facile, ma non per i bambini, ma per i genitori. I genitori hanno difficoltà, vogliono lasciarlo, ma lo tirano, quindi il bambino non si sente sicuro. Allora noi lavoriamo prima sui genitori, quindi li tranquillizziamo, gli spieghiamo che quando vengono a scuola li devono lasciare con un po' di sicurezza, e il bambino così si abitua, si sente che viene lasciato ad un'altra persona che è molto simile alla mamma. E devo dire che con questa tecnica i bambini imparano subito, vengono volentieri, i genitori si sentono sicuri, poi più passa il tempo e più si accorgono che in effetti le nostre parole erano importanti, perché vedono che i bambini vengono volentieri, vedono che amano stare qui, stanno bene con noi. E si sentono protetti e quindi li lasciano molto volentieri, e devo dire che insomma siamo conosciuti come un asilo insomma molto buono, soprattutto perché non lavoriamo, però amiamo molto stare con i bambini. E quindi questo è positivo, i genitori sono contenti. Ecco, anche il rapporto poi con le suore, com'è sì. Da parte dei bambini? Allora, le suore e i bambini è bellissimo, loro sono delle suore particolari, nel senso che sono delle suore sempre allegre, sempre, non è la classica suora vista con un po' di distacco, no, sono allegre, sono sempre sorridenti, amano stare con i bambini, ballano, cantano, sorridono, quindi c'è un rapporto meraviglioso anche con le suore, sì. Assolutamente. L'asilo nido e le insegnanti sostituiscono l'ambiente di casa, sostituiscono la mamma in questo caso. Ecco, come ci si sente? Ci si affeziona a questi bambini che voi siete dei punti di riferimento, sì, importantissimi, sì, per loro. Molto,
si affeziona, cioè diventano, io parlo per me stessa ma credo un po' per tutti, diventa un po' i nostri figli tra virgolette, perché non lo sono. Se non si potrebbe fare questo mestiere se non si amassero i bambini. Ci vuole molta pazienza, ma deve essere naturale la pazienza, non perché si lavora quindi uno dice no, mi metto la pazienza e vado a scuola. No, deve essere qualcosa che è innato in noi. E se si ha pazienza, amore, si sta bene con i bambini, si sta volentieri. Cioè a noi trascorrono 5 ore, il lavoro forse viene una volta usciti da qua, sinceramente, quando si va a casa. Qui si sta molto bene. Grazie Simona, auguri per i suoi bimbi. E dall'insegnante del nido passiamo al responsabile dell'attività motoria di questa struttura. L'abbiamo vista all'opera, questi bellissimi bambini. Quanto è importante il movimento e l'attività motoria anche così per bimbi così piccoli? Beh sì, certo, perché si inizia a questa tenera età, iniziare a sviluppare lo schema corporeo, perché è di qui che inizia la formazione dello schema corporeo, che poi in definitiva è l'ultimo. No, l'obiettivo principale che noi dobbiamo ottenere. Tenete presente che inizia da questa età per poi formarsi fino ai 10-11 anni. E noi proprio in questa struttura portiamo questo obiettivo dal nido per poi passare alla materna e poi addirittura alla scuola elementare. Quindi questa continuità didattica poi mi permette di portare a termine questo nostro obiettivo fondamentale, che è proprio lo sviluppo delle capacità psicomotorie. Infatti abbiamo visto i bambini in questo piccolo percorso. Questo percorso non è altro che l'inizio di queste attività, no? La posizione quadrupedica del cagnolino, no? E la coordinazione mano-gamba alternata, che poi nel passaggio seguente è l'ostacolo. Quindi inizialmente iniziamo a fare questa posizione quadrupedica, poi non so, il cerchio, l'attraversamento, il dentro, allora coordinare il movimento occhio, mano, piede, per vedere dove si passa, per passare poi a un circuito come avete visto, quello del piede, no? Allora occhio, piede, coordinazione già segmentaria, quindi più importante, poi la gabbia, questa gabbia che il bambino deve stare attento a non inciampare, quindi vedere, e quindi l'attenzione, in questo caso già prendiamo l'attenzione, e poi il passaggio sotto e l'equilibrio, che è fondamentale, poi è una capacità fondamentale per lo sviluppo del ritmo, che senza equilibrio, il ritmo, lo spazio-tempo. Quindi questo è uno dei tanti circuiti che noi poi andiamo a presentare ai bambini volta per volta, sempre in forma giocosa. Ma in più, in questi esercizi poi ci permetteranno di aumentare l'autostima del bambino, che ha un altro nostro obiettivo, quello di sapere delle proprie capacità e quindi un movimento più libero, più sciolto, meno rigido. Queste attività che noi svolgiamo, le svolgiamo 2 volte a settimana, proprio per l'importanza che noi diamo allo sviluppo di questa disciplina. Ecco, questi percorsi che poi cambiano in base anche all'età, il nido è strutturato in questa maniera, scuola dell'infanzia e poi scuola elementare cambia in base anche all'età. Anche per i bimbi che devono imparare a camminare è importante. Certo, anche perché, ripeto, la relazione, uno dei primi momenti dei bambini è il gioco, si relaziona, quindi qualsiasi movimento, anche il più semplice movimento, impara a relazionarsi con il mondo esterno, che è l'obiettivo principale, e questo lo facciamo attraverso il gioco, perché il bambino è il gioco, cioè voglio dire, non è che noi impariamo attraverso il gioco, ma noi impariamo perché giochiamo. Visitando ancora l'asilo nido, siamo in compagnia di Suor Godin. Grazie.
Ecco, tu da dove vieni? Sei originaria? Sono originaria da Ruanda, vengo da Ruanda, sono qui in Italia da verso gli anni, 15 anni, e svolgo questa attività dell'asilo nido con i bambini piccoli, e mi trovo bene e a cui io mi piace fare questa missione. Ecco, qui in questa sezione sono bimbi che vanno più o meno dai... Sono da 12 a 18, verso 19, sono misti. Ecco, quali attività svolgete con loro? Allora, l'attività che svolgiamo sia la parte del linguaggio, e della pittura, e della... giusto i bambini piccoli devono imparare, stare insieme, l'amicizia, conoscersi uno con l'altra, soprattutto l'amicizia. E quindi questi bambini adesso stanno veramente, a cui adesso stiamo preparando il Natale, riescono a fare qualche attività come giro tondo, muoversi con i versi, come dire, come con gli strumenti, e quindi vedi che crescono. E da settembre fino adesso si vede la differenza. La crescita. Grazie. Ecco, sentiamo come sottofondo i bambini, ma ci piace questo. Ecco, qua abbiamo una bella. Eccola qua, saluta, fai ciao. Fai ciao. Un'altra sorella, Suor Nancy, ecco, questa sua esperienza, soprattutto da dove nasce la sua vocazione? Lei è originaria? Da Brasile, sono 14 anni, sono entrata in comunità, ho conosciuto le suore tramite i sacerdoti pavoniani. Ero talmente piccola che hanno detto, ma veramente che tu vuoi fare suora o vuoi scappare da casa? No, mi voglio fare suora. Poi sono andata da loro, ho conosciuto le suore, ho fatto una bella esperienza di formazione in Brasile, sempre con le Salesiane dei Sacri Cuore, perché il carisma mi attirava molto a vedere i bambini sordi che dicevano tu mi appartieni. Allora sono cresciuta lì nella formazione in Brasile. Ecco, anche la tua famiglia come ha preso e accolto la notizia di questa tua decisione? Mia famiglia è una famiglia meravigliosa, siamo 14 fratelli belli, però tutti hanno accettato con molta naturalità la mia decisione, perché ho una mamma molto cristiana, sono cresciuta in una famiglia cristiana e sempre ha detto fai la tua esperienza, se vuoi tornare la mamma è qui, quindi mi hanno sempre incoraggiato nella mia strada. Ecco, tu poi hai conosciuto le suore e hai voluto, ecco, rimanere all'interno del... Sì, ho deciso di rimanere, allora quando io ho detto mamma adesso vado perché credo che proprio il Signore vuole che vado, e mio padre rispose la decisione è tua, la vita non è facile, la mia mamma ha detto vai, perché anche io volevo farmi suora, ma vai tu, sono contenta io. E poi sei arrivata in Italia, da quanto tempo sei in Italia? In Italia sono più di 10 anni che sono in Italia, ma sono un'esperienza molto bella qui in Italia, grazie a Dio assisto, qui faccio l'assistenza con i bambini e assisto anche le consorelle anziane, perché è un'esperienza bellissima anche, perché prendi tutto di te, no? Gli anziani e i bambini, da te non vuole un minimo, vuole tutto. E io sono molto contenta di fare questa esperienza qui in Italia, e dove c'è il bisogno sono sempre a disposizione. Ecco, i bambini tanto si dà, ma tanto è il ricambio di affetto, di attenzioni, e anche questo con gli anziani. Sì, la stessa cosa agli anziani, perché loro ti trasmettono tutto quello che hanno vissuto nella piccolezza loro, no? E ci insegnano. E ti prepara anche noi giovani per un futuro di domani, come sarò io.
Ecco, del padre fondatore, qual è la cosa che ti attira di più? La sua umiltà e la sua semplicità. Il fondatore per me è un papà che mi protegge. Ovunque io ci sono, lo sento la sua presenza. Grazie e buon lavoro. Continuiamo il nostro percorso all'interno dell'asilo nido e siamo con Lucrezia, l'educatrice di questi splendidi bambini che stanno lavorando. Ecco, in questa sezione quali sono le attività? Allora, di solito svolgiamo attività manipolative, psicomotricità, musica, facciamo più o meno tutte le attività che aiutano lo sviluppo del bambino in questa età, linguaggio attraverso storie, racconti, giochi con burattini, il cesto dei tesori, un po' tutte le attività che aiutano il bambino alla scoperta e comunque allo sviluppo di tutte le abilità di questo periodo. Ecco, loro hanno? Loro hanno da 18 ai 24 e all'interno abbiamo anche due bambini audiolesi che comunque sono ben inseriti con il resto della classe e anche con l'aiuto dei segni riusciamo a far svolgere tutte le attività ai bambini. Ecco, com'è l'integrazione anche di... L'integrazione avviene spontaneamente perché a questa età i bambini sono tutti liberi, sono tutti sinceri, spontanei, non ci sono pregiudizi, quindi automaticamente loro aiutano il bambino che ha più bisogno e lo aiutano anche quando lì non sente, lo accompagnano, lo fanno girare nel momento in cui non ha capito l'attività. Benissimo, ecco, li guardiamo insieme, grazie. E dal nido siamo passati alla scuola dell'infanzia, siamo in compagnia di Suor Vera e con i suoi bambini. Ecco, qui siamo alla scuola dell'infanzia, i bimbi hanno in questa sezione? Tre anni e mezzo, anche 2 anni. Ecco, quali sono le attività che vengono svolte? Allora, prima di tutto fanno preghiera, canti, poesie, disegno libero, colori, colorano anche, manipolazione, educazione fisica, musica, canto, un po' di tutto. Ecco, quanti bimbi sono, Suor Vera? 25. 25. Va bene, grazie Suor Vera, buon lavoro. Dalla classe dei più piccoli passiamo alla classe dei medi insieme con la maestra Antonella e con la maestra d'inglese della scuola dell'infanzia Silvia. Ecco Antonella, presentaci la sua classe, quanti sono e quali sono le attività?
Perfetto, allora questa è la sezione dei 4-5 anni. E le attività sono varie, passiamo come oggi dall'inglese, all'educazione fisica, alla musica, alla pittura, alla manipolazione, alle attività creative e tant'altro, perché poi sta all'insegnante avere l'iniziativa e la fantasia di realizzare cose meravigliose, perché con loro è una cosa, è ogni giorno una novità. Ogni giorno una crescita anche personale. Passo di là, chiedo scusa alle telecamere, ma questi sono i nostri spazi. Ecco, Silvia, invece tu dicevo sei l'insegnante di inglese per la scuola dell'infanzia. Ecco, come i bambini tutti i giorni, ecco, nei momenti in cui hanno questa attività, realizzano ecco, questo bello spazio? Allora, noi abbiamo cominciato ad ottobre con un progetto, si chiama Fairy Tales. È un progetto per quanto riguarda le fiabe di Cappuccetto Rosso, l'omino di Pan di Zenzero, i tre porcellini, li stiamo diciamo, improntando tutto in inglese. E lì ogni fiaba diciamo, ha un'unità di apprendimento, i colori, i numeri, le parti del corpo, quindi attraverso anche canzoncine, filastrocche, facciamo divertire diciamo, un po' i bambini con questa nuova lingua, quindi per loro è una scoperta nuova per loro. Ecco, sicuramente l'apprendimento in quanto piccoli è maggiore, assorbono come delle spugne. Esatto, sì, infatti sono abbastanza recettivi come bambini, quindi molto facile lavorare con loro perché subito apprendono molto velocemente. Ecco, per il loro futuro l'inglese è indispensabile. Sì, è indispensabile, quindi ecco perché noi cominciamo proprio dall'età diciamo infantile, addirittura anche forse anche un po' dal nido si dovrebbe cominciare, e proprio per questo, per poi arrivare a nelle scuole elementari, una scuola primaria e anche nelle scuole diciamo secondarie con una buona preparazione diciamo in questa lingua. Diciamo, questa non è che è importante questa. Grazie, grazie Silvia, grazie Antonella, buon lavoro. Noi proseguiamo il nostro cammino. Ciao bimbi! Bye bye. Ciao! Bye bye. Hai visto il nuovo insegnante a scuola? Hai visto un nuovo insegnante? Dov'è il tuo calcolatore? Dov'è il tuo calcolatore? La partita è oggi pomeriggio. La partita è oggi pomeriggio. Siamo in compagnia della dottoressa Serena Crincoli, che è una delle logopediste dell'istituto. Ecco, come svolgete la vostra giornata e il vostro lavoro? Sì, noi siamo qui nell'istituto e svolgiamo interventi individuali sui bambini sordi o con altre problematiche, e li seguiamo sia quando sono molto piccoli, in questo caso facendo attività anche con il genitore, perché forniamo chiaramente un counseling, parent training al genitore, e i bambini grandi invece che sono inseriti nella scuola vengono presi durante l'orario scolastico, svolgono le terapie e poi rientrano a continuare a svolgere insomma, le loro attività. Ecco, come rispondono i bambini? I bambini benissimo, perché a loro piace l'idea di essere in questo ambiente dove svolgono tutte le attività, non devono uscire, rientrare, venire apposta per le terapie, che è un po' più seccante. Loro quando rientrano a casa, al termine della loro giornata, sono contenti, possono dedicarsi alle attività libere, hanno finito le attività scolastiche, le terapie, e quindi va benissimo. Anche i genitori sono molto contenti di questo. Infatti lei parlava proprio di questo anche rapporto. Lei parlava proprio anche di questo rapporto tra insegnanti, in questo caso con lei, e con i genitori, che è molto importante. Assolutamente fondamentale, specialmente nei bambini molto piccoli, in quanto noi spingiamo proprio la famiglia ad essere presente in terapia, in quanto si capisce bene, noi facciamo terapia 2-3 volte a settimana, però è nel quotidiano e nelle routine che il genitore può realmente intervenire sulle modalità comunicative, sullo sviluppo del linguaggio del bambino. Quindi noi lavoriamo con il bambino, sì, ma lavoriamo in realtà con il nostro vero partner, che è il genitore, che è la famiglia. Grazie e buon lavoro. Thank you.
compagnia della dottoressa Serena. Ecco, cosa stai svolgendo? Sì, stiamo eseguendo un esame audiometrico. Noi abbiamo la fortuna di avere qui la cabina audiometrica con l'impedenzometro e l'audiometro, quindi riusciamo a fare l'esame audiometrico a tutti i bambini quando ne abbiamo bisogno. C'è il medico che viene ogni settimana a loro disposizione, e, però quando noi abbiamo qualche dubbio rispetto al loro udito, possiamo intervenire facendo l'esame, appunto. Ecco, che consiste? E consiste nel mandare dei suoni in cuffia, in questo caso, oppure con le protesi o l'impianto cocleare, quindi dalle casse esterne, e verificare le loro risposte. I bambini più grandi, come in questo caso, pigiano un pulsante per darci conferma di aver percepito il suono. Nei bambini più piccoli invece effettuiamo un condizionamento, quindi li alleniamo ad eseguire un movimento, ad esempio buttare una pallina in un cestino o infilare un anello per fare una torre, per darci conferma di aver udito il suono. Grazie, buon lavoro.